Ragazzi, buongiorno e benvenuti a un nuovo tutorial di Immortal Phoenix Rising. Oggi ci troviamo nella tana della guerra, esattamente nell'isola delle Amazzoni qui, e ci troviamo ad affrontare una nuova cripta del Tartaro. Questa cripta del Tartaro, ragazzi, è intitolata La padronanza di Ira di Ares, e già potete immaginare che non sarà una delle cripte più semplici che avete completato. Bisognerà utilizzare l'ira di Ares a ripetizione. Ragazzi, se questo video vi è stato d'aiuto, o vi è piaciuto, e lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Questa cripta è difficile, ragazzi, è difficilissima. E sono sicuro, alla fine c'è un salto in cui richiede due ire di Ares. Dovete probabilmente portatevi le pozioni di mana. Andiamo a vedere. La prima parte è semplice, perché il gioco sostanzialmente vi dice qua lo riuscite a superare questo muro solamente se riuscite a saltare con l'ira di Ares, se no non ci riuscite. È semplicemente, è anche quest'altro muro, una specie di riscaldamento. Poi ci sono anche queste idre, queste avevo anche potuto evitare, però vabbè, perché io già mi sono dimenticato dove escono. E poi ci sono anche quei cosi rossi, ragazzi, non ci andate, se no come sempre perdete tutta la resistenza. E siamo arrivati al primo checkpoint. Ah, tra l'altro c'è anche un bug stranissimo in questa cripta che adesso non mi ricordo, però se provate a salire su un tetto, anche se non c'è niente, morite. Non mi ricordo esattamente qual è il tetto che ha questo problema. Guardate qua che si sono inventati, bisogna passare sotto a qualcosa. Dopo ce ne sta uno ancora più difficile. Allora, adesso dobbiamo salire qua sopra. Andiamo piano, ragazzi, perché c'è sempre il problema che dobbiamo stare attenti a non consumare la resistenza. Mi sembra, sono quasi sicuro che c'è un bug su quel tetto. Questo qui, andiamo direttamente qua. Qui ce la fate a fare due ire di Ares, anche se avete 8 pezzi. E qui, invece di andare qua sopra o là sopra, andiamo direttamente da qua. Facciamo un'ira e ci fermiamo qua, mi sembra. Esatto. Così non ci fa nessuno. E poi niente, saltiamo là sopra. Cioè, la dovremmo fare anche senza ire. Esatto. Un altro salto lì. Qui bisogna utilizzarla un'ira. Un altro qui. Un altro qui e ci fermiamo. Ragazzi, qui... No, non era qui la parte difficile. Comunque, carichiamo la resistenza, saltiamo, usiamo questo qui, appena passati utilizziamo l'ira e ci spostiamo avanti. E questo mi sa che è il secondo checkpoint. Andiamo direttamente qua, ragazzi. Ecco, mi ricordavo che ci sono un punto dove era due, il fatto. Allora, lì ci sono delle punte, e qui c'è questo coso qui. Bisogna essere, ragazzi, qua è difficile, perché vediamo se riesco a spiegare in maniera semplice. Vedete quel pilastro, quella colonna lì? Quella colonna lì vi uccide.
Perché se cercate di fare l'ira di Ares sotto quella colonna, la colonna sopra è più larga, non ci riuscite, andate a sbattere sotto la colonna e morite. Quindi dovete fare l'ira di Ares, dovete andare dove non sta la colonna, fare l'ira di Ares e saltare o sulla colonna oppure là ci sta una pedana direttamente. Quindi noi iniziamo qua, saltiamo, premiamo R, così passiamo da sotto, utilizziamo l'ira di Ares, R e ci fermiamo qua. Qua bisogna solamente stare attenti a non prendere i cazzottoni da sopra. Ok, qua ce ne sta un altro, eccolo qui. Quell'altro però non me lo ricordo dove esce, perché ne esce un altro, mi sembra. Ok, andiamo qui. Per qualche motivo mi ricordo che usciva anche qui. E là ci sono le punte. Quindi andiamo adesso. Non mi fanno tanto male le punte. E lì sopra c'è lo scrigno. Prendiamo questo checkpoint. Quindi ragazzi ci vogliono 3 ire di Ares e uno scatto di Atena per prendere questo scrigno. Un altro poco cadevamo. E adesso possiamo completare la cripta. Aspettiamo che si iniziano a chiudere quelle due pedane. Ok, possiamo andare. Ma adesso si riaprono. Passiamo. Ares. Ragazzi, io qui non lo so, comunque quello che faccio io è saltare lì sopra e poi è semplice. Con 2 ire di Aris senza pozioni ce la fanno, ci vogliono 10 segmenti di resistenza che dovreste averli tutti, cioè dovreste avere arrivati qui. Se no, utilizzate una pozione di mana. Perché non, se non riuscite a farlo così, non penso che comunque riuscite a sfruttare i flussi d'aria per risolvere la cripta. Ragazzi, naturalmente, arrivati qui. Non fate come me e prendete prima della fine della cripta, prendete il tesoro. Non ve lo dimenticate, se no dovete fare tutta la cripta da capo. Vi lascio alla fine del video. Ragazzi, questa qui è una cripta abbastanza complicata, con un po' di pazienza ce la si fa. Io vi ringrazio per averci seguito, noi ci vediamo nella prossima puntata con un altro tutorial di Immortal Phoenix Rising. Ciao!